Sono due i problemi principali che attanagliano la città di Penne e che l'attanagliano da tanto tempo negli ultimi anni. Una è quella della sanità, ospedale San Massimo, due è quella della Brioni e dunque il lavoro. Avete letto tutti quanti che è stato da poco deliberato, approvato il progetto, quindi il finanziamento di quasi 15 milioni di euro per ristrutturare l'ala vecchia dell'ospedale. Beh, il nostro obiettivo è quello di poter riempire a lavori ultimati quest'ala con delle eccellenze. L'ospedale di Penne deve tornare ad operare nell'eccellenza. È chiaro che non possiamo fare i miracoli, noi non vogliamo promettere cose non realizzabili. Il decreto Baraldi ha dato l'opportunità all'ospedale di Penne di avere dei reparti aperti. Alcuni sono stati chiusi. Quelli su quelli chiusi noi non intendiamo per il momento mettere bocca perché è una legge nazionale recepita dalle leggi regionali, quindi è veramente fantasioso per un comune pensare di poter stravolgere questa realtà di fatti. Ma quello che possiamo fare è proprio partire dalla legge, partire da ciò che la legge ci consente, ma garantire ai cittadini che quei reparti siano funzionali al 100%. Capitolo Brioni, purtroppo c'è una vertenza che peserà gravemente anche sull'indotto economico di tutta la cittadinanza. Quello che noi vogliamo è soprattutto ribadire il fatto che il marchio Brioni ci appartiene fortemente, quindi benché l'azienda sia appunto un'azienda privata che detta leggi e segue le leggi dell'economia e del commercio, noi dobbiamo fare in modo che questo marchio sia fortemente difeso, anche perché la Brioni che ha portato Penne non solo ad essere protagonista nelle principali città d'Italia, ma anche nel resto del mondo. Quindi se noi avessimo la possibilità di viaggiare troveremo un negozio Brioni che occupa, che popola le principali città del mondo. Questo per noi deve essere un motivo di forte attaccamento. Quello che può fare un comune, il comune qual è? Intanto è essere vicino ai lavoratori e cercare di trovare delle strategie, delle soluzioni che in qualche modo possano rallentare questo processo di declino. Tema che sicuramente sarà caro al candidato Angela Pizzi è quella delle scuole. Anche qui il comune di Penne negli anni ha avuto seri problemi, sappiamo, di scuole e di aule inagibili. Ecco, che cosa si può fare questo? Ci sono qui sul territorio tante scuole, soprattutto le due scuole degli istituti comprensivi, che necessitano di una struttura adeguata. Penso ad esempio alla Mario Giardini, quindi c'è stato già il progetto finanziato dal Comune di Penne per la costruzione e la realizzazione della nuova scuola della Mario Giardini. Noi continueremo a perseguire questa scia, quindi continueremo a monitorare affinché i lavori inizino presto per l'abbattimento dell'istituto della Mario Giardini in via Caselli e per la ricostruzione dello stabile, sempre in via Caselli, quindi in centro.